nuovo appuntamento di Vision Web Questions. Oggi siamo in compagnia dell'ottico optometrista Pietro Villabuona, che oggi ascolteremo proprio dal suo studio dell'ottica Villabuona per farci raccontare e spiegare anche tante curiosità relative all'esame della vista. La prima domanda che noi vogliamo porgli è: quando è il momento giusto, qual è l'età giusta per il primo esame della vista? Direi che nel primo anno è molto importante fare una visita agli occhi per valutare se ci sono delle diseguaglianze importanti tra i due occhi. In questo caso bisogna riconoscerle e agire se fosse il caso. E poi è importante anche perché il medico oculista dovrà osservare la salute oculare del bambino. Adesso vi chiedete: ma in un bambino così piccolo si potrà misurare quanti decimi vede? Ebbene sì, ve lo mostro, ci sono delle tavole, le tavole di pelle, che ci permettono di eseguire questa misurazione giocando con l'attenzione del bambino. Poi è importante fare un'altra visita tra i 2 e i 4 anni, no? In questa fase il bambino interagisce di più, questo ci permette di somministrare più test, più giochi e quindi di capire meglio come funziona il bambino. E quindi dobbiamo misurare anche in questa tappa evolutiva quanti decimi vede e paragonarli con le medie di riferimento. E anche qui capire sempre di più proprio le potenzialità del sistema visivo, e si possono fare queste valutazioni con dei giochi veramente simpatici. Pietro, hai parlato di 1, 2, 4 anni, quindi bambini molto piccoli, ma come si svolge questa visita? Beh, bisogna creare l'ambiente, no? Bisogna catturare la simpatia del bambino, l'attenzione del bambino e usare dei test che sono dei giochi, no? Usare questi attrezzi oppure questi altri attrezzi, creare un ambiente in cui ci sono dei cartoni animati. Questo rende familiare, no? Fa familiare l'ambiente, il bambino si rilassa e si fida e gioca e passa il tempo senza che lui si renda conto di quello che effettivamente stiamo facendo. E questo diventa veramente importante perché noi riusciamo ad ottenere delle risposte attendibili anche con ragazzi piccoli. Pietro, e se qualcuno avesse saltato la visita dei propri bambini in quella fascia di età, che cosa deve fare? Ok, c'è sempre tempo per far tutto, però diciamo che 6 anni è un'età in cui bisogna farlo un esame visivo, perché iniziano le scuole, inizia la scuola elementare e bisogna capire se effettivamente il bambino, anche sotto un aspetto visivo, è pronto per affrontare nuovi impegni cognitivi e negli anni successivi le capacità di lettura, no? Quindi sicuramente a 6 anni. Se anche questa è saltata, almeno nell'adolescenza un controllo va fatto, perché c'è lo spauracchio dell'insorgenza della miopia e questa è un'altra valutazione che va fatta. Tenete presente che è importante anche nella fase delle scuole elementari fare delle valutazioni, perché spesso ci sono dei problemi visivi che causano affaticamento e quindi il risultato è che il bambino si allontana dallo studio e magari con facilità potrà essere etichettato come svogliato, invece ha solo bisogno di un piccolo supporto che con un semplice occhiale riesce poi ad ottenere degli ottimi risultati scolastici. Direttamente la domanda da un papà che ha accompagnato il figlio alla visita sportiva: gli è stato detto che vede 8 decimi e il papà chiede: significa che gli mancano 2 diottrie? Lo chiediamo a te, Pietro, per darci una risposta. No. Non confondiamo i decimi con le diottrie, e questo è un errore che la maggior parte della gente fa, perché i decimi esprimono la qualità del sistema visivo, le diottrie invece esprimono la quantità. Come spiegarvi? Ipotizziamo questo esempio: abbiamo 2 ragazze ed entrambi senza occhiali riescono a leggere fino agli 8 decimi. Ecco, magari per un ragazzo è sufficiente un occhiale di una diottria per fargli leggere i 10 decimi,
Invece per l'altro ragazzo sarà sufficiente un'occhiaia di 3 diottrie per fargli vedere i 10 decimi. Quindi non dobbiamo confondere le due unità di misura perché esprimono cose differenti. Pietro, è sufficiente leggere bene le lettere per capire se si vede bene? No, direi di no. Bisogna comunque valutare se c'è o meno la presenza di un problema di sicurezza e quindi capire in prima istanza se uno è un po' miope o ipermetrope o astigmatico o presbite. Poi, durante la visita è importante capire quanto abili sono i tuoi occhi a lavorare insieme e quindi capire che tipo di visione binoculare hai. E poi un'altra area estremamente importante è capire quanto sono bravi i tuoi occhi a sostenere un impegno visivo e, se è il caso, poi noi ti possiamo aiutare con un occhiale o con le lenti a contatto o con della ginnastica visiva. Premesso che è importante anche insieme al medico oculista valutare la salute oculare dei tuoi occhi. Noi come optometristi, non essendo medici, non ci occupiamo della salute oculare. Pietro, quali sono i segnali da osservare per capire se c'è bisogno di una visita optometrica? Ok, diciamo che l'elenco potrebbe essere lungo, però proviamo a ragionarci insieme e magari elenchiamo proprio quelli più frequenti. Mi viene in mente il vedere sfocato a tutte le distanze, e chiaramente questo è un segno importante, ma anche vedere sfocato solo ad una determinata distanza è importante. Come avvicinare o allontanare troppo gli oggetti è un indizio che va misurato bene. Avvicinarsi al televisore, per esempio, è un'altra cosa che non è proprio normale. Oppure avere un bruciore e lacrimazione dopo un'attività visiva impegnativa, anche questo, insomma, qualche sospetto me lo fa venire. O lamentare sonnolenza durante una lettura, o lamentare mal di testa proprio dopo aver eseguito un lavoro visivo con impegno visivo. No? Chiudere un occhio per vedere è una cosa che va subito fatta osservare, oppure ci sono persone che hanno difficoltà nella lettura o perdono interesse nella lettura. Molto spesso in questi casi si nasconde un piccolo problema visivo che spesso non viene osservato. Ecco, in questi casi questi ragazzi possono essere svogliati nell'attività scolastica, ma non perché sono svogliati, proprio perché hanno un problema visivo e quindi essere etichettati sbagliando, no? E quindi migliorare queste problematiche permette a loro di utilizzare tutte le loro potenzialità cognitive e quindi ottenere migliori risultati a livello scolastico e poi anche nella vita lavorativa. Questa domanda ci arriva direttamente da una studentessa che ci dice: io vedo bene, ma mi rendo conto che mi affatico molto velocemente a restare sui libri. Pietro, c'è una motivazione? Ok, allora bisogna capire come mai, studentessa, non sei così brava a sostenere un impegno visivo, no? E quindi valutate le tue performance visive, bisogna capire la causa, risolverla con degli occhiali o con degli esercizi visivi. E sicuramente la tua capacità a studiare migliorerà in maniera importante. Si parla di performance visive, ma perché è importante valutarle? Ok, è molto importante valutarle. E per spiegarti ti faccio questo esempio. Ipotizziamo che tu riesca a sollevare un peso di 20 kg, no? E quindi vuol dire che hai l'abilità per farlo. E adesso ti chiedo, ma se dovessi sollevare questo stesso peso per 20 volte di seguito in 60 secondi, beh, riusciresti? E come? Questa è una prova di performance, no? Ecco, adesso ti riporto questo esempio sulla visione. Ipotizziamo che tu sei capace di vedere nitido, bene, senza alcun problema. Quindi hai l'abilità. Ma se tu lavori 8 ore, per esempio, davanti ad un computer inserendo dati, no? I tuoi occhi ora di sera sono ancora capaci di sostenere questo compito senza alcun tipo di sintomo? Ecco, questa è una prova di performance, no? E quindi
è importante non fermarsi solo alla semplice misurazione della diottria, ma è importante anche capire come i tuoi occhi si comporteranno durante un'attività visiva. Perché tu devi avere delle buone performance anche quando i tuoi occhi saranno messi sotto sforzo. Un'altra domanda che ci arriva molto precisa: io e mio marito siamo miopi, sarà miope anche mio figlio? Sentiamo Pietro che risposta ci dai per questa coppia un po' preoccupata. Ok, allora diciamo che avendo entrambi i genitori miopi, la probabilità che questo ragazzo possa diventare miope è 6 volte maggiore rispetto ad un ragazzo che ha i genitori non miopi. Questo quindi non vuol dire che diventerà miope, ma che ha sulle più probabilità che possa diventarli. Però è importante sapere che nei controlli di routine, no? Che abbiamo magari anche illustrato nelle altre risposte, noi riusciamo a capire con qualche anno di anticipo se questo ragazzo potrà o non potrà diventare miope. E quindi, anticipando, riusciamo a dargli quei consigli per ritardare l'insorgenza della miopia. Pietro, ci scrive una mamma un po' preoccupata perché il proprio figlio ha difficoltà di lettura e ha una sospetta di SA, quindi un disturbo specifico dell'apprendimento. E questa mamma ci chiede: ma non è il caso che io faccia anche una visita agli occhi? Direi che devi fare una visita anche agli occhi, non solo agli occhi, no? In questo caso bisogna somministrare un protocollo specifico dove durante la visita andiamo a capire non solo quanto vede il bambino, non solo che performance esprime su un aspetto visivo il bambino, ma è anche importante capire come elabora le immagini visive e quindi quali sono le sue abilità visospaziali che ha sviluppato fino a quel momento. Queste indagini serviranno soprattutto agli altri specialisti per capire meglio se effettivamente c'è o meno un disturbo di apprendimento e, se dovesse esserci, quale strategia utilizzare per migliorare le abilità in generale di questo ragazzo. Tra le tante domande che ci sono arrivate, ce n'è una in particolare che mi ha incuriosito perché molte ci scrivono che alcuni ragazzi, quando frequentavano la scuola in presenza, avevano difficoltà a leggere quello che scriveva l'insegnante alla lavagna. Che cosa devono fare in questo caso? Ok, diciamo che l'adolescenza è un'età particolare per tante cose, no? E anche per la vista, ahimè, è un'età particolare perché c'è sempre lo spauracchio dell'insorgenza della miopia e raccontato così questo potrebbe essere un sintomo che potrebbe farci sospettare l'insorgenza della miopia, ma potrebbe essere anche un sintomo causato in questo periodo storico da un uso da un uso continuato e in maniera sostenuta degli occhi di questi ragazzi con il computer, no? Con le video lezioni. Spesso un lavoro a distanza ravvicinata, sostenuto nel tempo, può anche dare poi una visione non così confortevole quando si osserva poi qualcosa lontano. E quindi qualsiasi sia la causa è sicuramente un sintomo che va valutato. Ultima domanda per questo appuntamento insieme appunto a Pietro che ci sta rispondendo di Vision Web Question. Ci scrive una moglie che si è accorta che il marito 48enne, quando legge il giornale, tende ad allontanarlo dagli occhi. Che cosa può essere e come possiamo aiutarla? Ok, questo diciamo che è un sintomo classico per l'età che mi hai detto, no? E quindi direi che bisogna osservare questo sintomo, misurarlo, ma bisogna anche ascoltare le abitudini visive di questa persona e come adopera poi gli occhi nel suo ambiente lavorativo. Perché oltre magari a fornire l'occhiale con la corretta diottria per sostenere questo lavoro, magari è anche importante capire quale soluzione ottica, quindi quale tipo di occhiale, può garantire un'ottima visione mantenendo anche sana la postura di tuo marito.